Le prime due amichevoli disputate, le dichiarazioni di Pioli non solo nella presentazione della stagione ma anche proprio quest'oggi dopo la partita, le dichiarazioni anche di Pobega, di Reinders durante la sua presentazione di Loftus-Cheek ci stanno iniziando a far capire cosa ha in mente Pioli per quest'anno. In questo video che sicuramente sarà molto utile per tanti di voi, alcuni che mi seguite già da un po' ovviamente stiamo ripetendo più o meno le solite cose, aggiungendo qualche dettaglio visto appunto nella sfida contro il Real Madrid, per cercare appunto di spiegarvi cosa sta cercando di costruire Pioli. Vediamo che comunque, come dicevo, dalle dichiarazioni, da quello che si vede in campo, è bene o male tutto quello che stiamo ripetendo da diverso tempo, a parte due o tre eccezioni che appunto le dobbiamo andare a specificare, come per esempio l'impiego di Okafor come punta o esterno sinistro. Pioli l'ha escluso per il momento esterno destro, lì probabilmente quindi sì, lui cerca un profilo mancino, anche perché finora abbiamo visto giocare Romero, Messias da quella parte, Slemakers è stato addirittura sceso terzino, quindi credo che da quella parte lui punti sicuramente un mancino o al massimo Pulisic, ok? Perché ovviamente si andrebbe poi a infoltire troppo quella fascia, quindi possiamo continuare ad aggiungere dei piccoli dettagli. Adesso qua vedete il solito 4-3-3 asimmetrico, che ve lo spiegherò bene, che non è un 4-3-3 asimmetrico, ve l'ho messo così per farvi capire, farvi cadere l'occhio lì. Come sempre dico, formazione in fase di non possesso palla, con la mezzala destra che solo in fase di non possesso palla va a pressare il mediano o regista loro, quindi non è una formazione da prendere e mettere sul giornale, perché così è solo in fase di non possesso palla, che infatti da quanto detto Pobega, lo stesso Pobega ha detto stiamo cambiando la fase di possesso palla, che è quello che parlavamo appunto un paio di settimane fa nel video. In fase di non possesso palla per il momento uguale l'anno scorso, con un trequartista, se così lo vogliamo chiamare, ma non lo possiamo chiamare trequartista perché sta facendo un lavoro di pressing, quindi non è un trequartista in quel momento, sta solo pressando il portatore di palla avversario, e un mediano, uno più basso che rimane basso e uno che va a aiutarlo qualora ne abbia bisogno. Spesso ieri abbiamo visto ogni tanto anche Krunic riprendere Loftus-Cheek, proprio occhio deve andare a pressare quelli, e Krunic andava e Pobega era attento a rimanere qua basso, cosa che non credo Pioli vuole che si ripeta. Dovrebbero essere questi due quelli che fanno avanti e indietro. Difatti hanno due calciatori provati in quel ruolo come Pobega e Reinders, che hanno tanti polmoni e sono capaci di andare avanti, indietro, recuperare tanti palloni. E poi in questo ruolo di trequartista mezza destra, per il momento provati Loftus-Cheek e De Ketelaere, con caratteristiche diverse, come anche Pobega e Reinders, che nonostante abbiano polmoni hanno caratteristiche diverse. Però in fase di non possesso vi ricordo che questa, in fase di possesso, che è quella che ci interessa a noi e interessa in questo video, della quale parlava anche Pobega appunto nell'intervista, la cosa cambia. Il trequartista, che non lo chiamiamo trequartista perché come detto in fase di non possesso sta solo pressando, cosa fa? Si sposta sulla destra. Se andate a vedere la partita vedete Pioli un sacco di volte che gli dice Loftus-Cheek sinistra destra, pressa e poi allargati, perché poi da questa parte si andava ad inserire la mezzala, ok? Che anche lì lavora da mediano solo in fase di non possesso, poi in fase di possesso lavora da mezzala, e ci andiamo a schierare in questo modo con due mezzale e due trequartisti, quei due centrocampisti offensivi che parlava Reinders appunto nella presentazione, che ha detto chiaramente Pioli vuole giocare con due centrocampisti offensivi. Bene, sono questi due. Di fatto ieri abbiamo visto un sacco di volte Reinders nei pochi minuti che ha giocato provare l'imbucata, per quello vi ho detto che a me nonostante ha toccato pochi palloni mi è piaciuto tantissimo, perché provava spesso l'imbucata e oltretutto ha fatto quello che vi dicevo, si è andato a piazzare qua al limite dell'area per prendere poi un cross e provare a far gol appena un paio di metri dentro l'area. Quindi Reinders esattamente quello che ci stavamo aspettando. Dove io sono dubbioso è nell'impiego di Loftus-Cheek, non in questo momento, cioè quando abbiamo il pallone, perché lì sì che tanto lui che De Ketelaere in questa posizione possono fare bene, è appunto nella fase di non possesso palla, perché quando andava a pressare spesso poi recuperavamo il pallone e Loftus si trovava, ovviamente deve ancora imparare gli schemi, deve ancora sentirsi bene fisicamente, però un po' vagare a zonzo qua, riceveva palloni spalle alla porta e l'ho visto farsi anticipare un sacco di volte. Quindi io personalmente
quello che vedrai meglio è quest'altra mezzala a fare il pressing alto e questo qua non De Ketelaere, mentre Loftus e Pobega qua in basso e qua Reinders e De Ketelaere a fare loro questo lavoro qua, secondo me. E credo che lo proverà anche in futuro, però prima deve tornare Bennacer dietro, secondo me, perché Reinders, che gestisce un po' meglio la palla attualmente con Krunic, secondo me è più importante che stia in questa zona, proprio per dare un po' più di un reparto un po' più completo. Però non escludo che in futuro ci possano essere dei cambi, come detto stanno lavorando in fase di possesso palla, ok? Quindi in fase di possesso palla, che è quella che ci interessa a noi, sono per il momento messi così. Poi che altre cose abbiamo potuto capire? Simic potrebbe essere tranquillamente lui il quinto, a questo punto cresciuto e nel settore giovanile prende il posto di Gabbia in Champions, poi non è detto che arrivi questo Facundo Gonzalez o altri giovani, direi buona la prestazione di Simic, perché non dargli spazio anche lui come a Zeroli, che vedete potrebbe tranquillamente ricoprire tutti questi ruoli. Zeroli tanto giocare alla Krunic, Ladli che alla Loftus-Cheek, che alla Pobega o Reinders. Zeroli secondo me può rimanere, anzi ve lo metto dopo il punto interrogativo, così non mi insultate. Zeroli è troppo forte, lo devi mettere. Lo mettiamo da tutte le parti Zeroli, perché per il momento può fare la mezzala di inserimento, che è quella sinistra, ok? Attenzione, questa qua la chiameremo noi mezzala di inserimento, ok? Questa qua la chiameremo mezzala di mezzala trequartista o quello che volete voi, però è questa quella che parte dietro poi va a inserirsi. Questa direi più mezzala di ripartenza la chiamerei. Secondo me l'intenzione di Pioli è avere questa mezzala di ripartenza pronta a prendere il pallone appunto e ripartire in contropiede, quindi buone doti fisiche, Loftus-Cheek, Zeroli, lo stesso De Ketelaere comunque alto, dovrebbe poterlo fare bene quel ruolo, coprire palla appunto e far ripartire l'azione. Loftus-Cheek credo che deve migliorare sotto quell'aspetto, perché potrebbe farlo, perché è una bestia, riceve palla, la copre un po', gliela appoggia a Pulisic, a Reinders o a Adli, Krunic, quello che volete voi, e poi riparti e ti fai trovare pronto in area. Quindi credo che l'intenzione di Pioli sia giusta, non so quanto Loftus possa metterci per imparare a fare bene quel ruolo. Io lo vedrei meglio partendo più dal basso, però opinione personale dopo due partite, quindi tutto può cambiare. Poi cosa abbiamo ancora visto? Florenzi ancora come terzino sinistro, che non mi dispiace, potrebbe essere alternativa a sinistra e a destra. A questo punto però io prenderei sia un terzino sinistro che un terzino destro, oltre al centrocampista, che ci servirebbe a questo punto un centrocampista come abbiamo messo io la Gravenberg, ma anche la Musa, che ha doti diverse che possono essere impiegati in tutti i ruoli. Ovviamente Musa qua io non lo metterei, perché no, qua sì e qua anche, ok? E però Musa, questo qua che parte trequartista, no. Musa lasciamolo più indietro possibile per inserirsi, ce li hai movimenti da mezzala per fare la mezzala di inserimento, però io lo lascerei dietro Musa qualora arrivasse, che comunque sia un po' spenta anche adesso la faccenda, perché stanno chiedendo tanti soldi. Comunque vedremo chi arriverà, ma secondo me sarà un centrocampista duttile, anche perché Adli, altra indicazione che abbiamo avuto, ragazzi, davanti alla difesa, se lo vuole sviluppare così ha tutto il mio appoggio Pioli e tutto il mio appoggio Adli, può fare tutti gli errori che vuole Adli in quel ruolo lì, perché è difficile, deve impararlo, ma secondo me potenzialmente Adli può diventare molto più forte lì piuttosto che trequartista, come sempre sapete, come sempre ho detto, a me Adli trequartista non mi convince 100%, lo vorrei qualche metro dietro, sempre detto mezzala, però proprio perché non pensavo che Pioli avesse il coraggio di riuscire a metterlo lì. Ma se lo mette lì, secondo me meglio anche di mezzala, perché non ha comunque il passo della mezzala, un po' più statico, ottime doti organizzative, un buon passaggio, deve imparare a difendere e a posizionarsi in fase difensiva, però secondo me può fare molto molto bene. Passando poi all'attacco, Pulisic di nuovo impiegato sulla sinistra, vedete chi l'ho messo sulla sinistra e sulla destra, perché credo che sulla destra a questo punto c'è Cuesta, Romero e Pulisic,
perché Pulisic credo che a differenza di Okafor sia molto più duttile e ha anche giocato una stagione o anche due nel Dortmund, sempre titolare sulla destra, quindi lo può fare. Poi sulla sinistra mi sembra che, come vi dicevo anche in qualche video fa, si trova più a suo agio. Vediamo poi cosa succederà davanti, se lo stesso Pulisic può essere impiegato da falso 9, che come vi ho detto io non lo escluderei, perché da falso 9 si andrebbe poi a scendere per recuperare la palla, favorirebbe gli inserimenti e i tagli appunto delle due punte. Qualcuno l'ha interpretata come una 4-3-1-2, però non fate sempre attenzione a quelle parole che dico, questi qua sono comunque da partire larghi. Poi in fase di possesso, quando c'è la palla, ovviamente questo qua deve scendere, questi qua tagliare, però partono larghi, tanto Leao che Chukwueze, quando io ho fatto quella 4-3-1-2, alla fine è una 4-3-3 col falso 9, ok? Quindi fate attenzione anche a questa eventualità, che secondo me può essere studiata con un Pulisic anche schierato in questo ruolo, che appunto poi scende fra il trequartista e favorisce gli inserimenti dei centrocampisti e i tagli delle ali. Secondo me la proverà in futuro, anche perché Pulisic, se prendiamo Chukwueze, un posto bisogna trovarlo. Altro posto che, vista come stanno giocando attualmente, potrebbe ricoprire Pulisic è questo ruolo qua, il trequartista mezzala che scende, ok? Trequartista mezzala che scende, però, come vi dicevo, lo farei scendere sulla sinistra, ok? Quindi io farei una mezzala sinistra, trequartista, Reinders, De Ketelaere, Pulisic, per dirne tre, con caratteristiche diverse, Reinders un po' più difensivo e di inserimento, De Ketelaere di organizzazione, Pulisic fantasia, quindi parte trequartista per pressare, poi scende come mezzala sinistra o trequartista sinistro, perché alla fine Pulisic da questa parte secondo me rende comunque meglio che a destra, e la mezzala destra appunto Loftus-Cheek, Pobega o Zeroli che si vanno poi a infilare questa parte. Sì, Pobega giocherebbe a piede invertito, però anche Reinders gioca a piede invertito, quello che è. Secondo me in questo modo daremo più spazio anche a Pulisic, che appunto potrebbe partire da trequartista, quindi alto in fase di pressing, che come vi dico non è proprio un trequartista perché è solo in fase di non possesso, poi si sposta per fare inserimento l'altra mezzala e sono i due centrocampisti offensivi, chiamateli mezzale, trequartisti, centrocampisti offensivi, come volete, che diceva Reinders appunto nell'intervista. E in questo modo Pulisic troverebbe spazio anche qua, da qua Leao, di qua Chukwueze e di qua Loftus-Cheek o Reinders, anche perché dovranno alternarsi, non tutti giocheranno tutte le partite, se no, se vogliamo metterli tutti, Leao, Reinders, Loftus-Cheek, Chukwueze e Pulisic appunto da fare da falso 9, tutti i nuovi acquisti a parte Okafor. Comunque questo è come sta giocando Pioli adesso, ok? Ciò non vuol dire che sarà così anche in futuro, ok? Come sempre vi ricordo, anche l'anno scorso durante l'estate ha provato un sacco di cose, poi alcune le ha continuate a fare, altre no, però credo che così iniziamo già a avere un'idea di quello che sta cercando Pioli quest'anno, e a me non dispiace sinceramente, perché vedo che stia mettendo più gente in area. Poi non abbiamo visto la parte dietro, abbiamo visto nello scorso video che i terzini contro le Lumezzane si andavano a posizionare così, in questa partita non hanno fatto lo stesso lavoro, sono rimasti un po' in un modo diverso, perché come dicevo il Real Madrid non è la Lumezzane, però in fase di possesso palla, che è quello che ci interessa a noi, i cambiamenti ci sono, quindi vediamo ancora cosa arriverà, però credo che in questo modo siamo riusciti anche a dargli un ruolo ben congeniale a De Ketelaere e Adli, che se non venissero mandati in prestito potrebbero comunque trovare spazio in questo modo. Come detto, qua è quello che sta provando Pioli adesso. Io, se dovessi scegliere, ve la lascio come rimane, la metterei così, CDK di qua e anche Pulisic di qua come alternativa, ok? Così perché vi rimanga chiara. E di qua io mi metterei un Pobega e Zeroli, credo di non essermene dimenticato nessuno, ok? Quindi partirei in fase di non possesso palla così, con Reinders, De Ketelaere o Pulisic a fare pressing qua. Poi quando prendiamo la palla, questa mezzala si sposta sul centro-sinistra e questa qua si inserisce. Perché centro-sinistra? Perché Pulisic centro-sinistra rende meglio, Reinders credo anche, e De Ketelaere. Io continuo a pensare che sul centro-sinistra, sinistra, De Ketelaere renda meglio che sulla destra, perché non ha un dribbling a rientrare, ha un
ha un allungo diverso, vede meglio, gestisce meglio la situazione. E se andate a vedere le stesse parole del vecchio allenatore di De Ketelaere, cosa ha detto? De Ketelaere sulla sinistra rende molto meglio. Andatevi a vedere le sue parole, ed è una cosa che continuo a pensare io, per quello da sempre l'ho escluso sull'esterno destro, perché non ha il dribbling a rientrare, non ha il tiro a giro, non ha l'allungo per mettere il cross. È un calciatore che secondo me in questa posizione rende molto meglio. Andatevi anche a vedere tutti i gol che faceva al Club Brugge, si inseriva sempre così, si inseriva così e poi tirava la bordata e segnava. Ma il rientrare e tirare a giro, quello che l'abbiamo visto fare a Romero ieri, quello che vorremmo fare da Ciocquezze, non ce l'ha nel sangue. Quindi De Ketelaere in questa zona secondo me può iniziare a rendere molto meglio. Ovviamente il problema adesso è a livello mentale, perché anche ieri non mi è piaciuto, quindi continuo a essere dell'idea che per lui sia meglio un prestito in Ligue 1. Perfetto, stile Paquetà, prendete l'esempio Paquetà, solo che Paquetà è stato venduto, poi è stato rivenduto al doppio, quindi non dobbiamo fare lo stesso errore. De Ketelaere deve essere, secondo me, mandato in prestito in un campionato stile Ligue 1, sbloccarsi mentalmente, fare quel salto mentale e poi magari il prossimo anno in una formazione così può magari tornare a essere devastante. Quindi io quello che vedrei per lui, perché come detto non è un investimento da andare a buttare via, le qualità ce le ha, però è bloccato nella testa, e finché non si sblocca nella testa, ragazzo, non credo che possa darci qualcosa noi e lui migliorare nel Milan, anche perché lo diamo in prestito ne possiamo andare a prendere un altro con qualità diverse, come detto, dargli più spazio anche a Pulisic in questo ruolo, con quest'altro che parte al basso e questo che parte più alto. Ma come detto, questa è un'idea mia, vediamo se Pioli nelle prossime partite proverà anche questa soluzione, che non l'escludo, perché come vi dicevo adesso ha iniziato con Loftus-Cheek, Pobega e Krunic, perché aveva quelli lì disponibili. Adesso quando ci saranno sia Reinders che Loftus-Cheek che Krunic, che magari un altro acquisto, sicuramente proverà altri accorgimenti tattici, e questo qua potrebbe essere uno, perché sarebbe credo un po' più uniforme la rosa. Poi ovviamente li potete mettere così tranquillamente, con questo qua che parte basso e questo qua che dal centro poi si sposta sul centrodestra, però credo che tanto Reinders che Pulisic che De Ketelaere non renderebbero bene in questa posizione, renderebbero meglio dall'altra parte. Di qua sicuramente Pobega, anche lui è un po' la stessa cosa di De Ketelaere, uno che sul centro sinistra secondo me gestisce meglio, perché non ha appunto i movimenti da centrodestra. Però stiamo parlando di Pobega, non stiamo parlando di Mbappé, che lo sacrifichi e che lo devi mettere una parte, lo metti terzino. Quindi Pobega lo può anche imparare a fare tranquillamente, se l'ha fatto Gattuso, giocare una parte dall'altra, lo fa anche Pobega. Comunque questo è il mio pensiero, come sempre ditemi qua sotto cosa ne pensate, un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.